Lo dicono quasi tutti, anche quelli che ne hanno giocati tantissimi in giro per il mondo. Il derby a Milano è un'altra cosa. Forse perché in una città sola ci sono due squadre ricchissime di storia che giocano nello stesso stadio. Non è solo una stracittadina. Questa partita, spesso, nella storia del calcio, ha voluto dire lotta per il titolo. Appassionati di calcio, benvenuti al derby della Madonnina. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Sarà anche un amichevole, ma credo che la competitività non mancherà all'appello. L'orgoglio è una delle forze motrici in qualsiasi sport, Fabio. Ok, è un amichevole, ma è un dettaglio che passa in secondo piano nel momento in cui ti ricordi chi è l'avversario di oggi. Mi aspetto la solita intensità a cui ci hanno abituato queste squadre ogni volta che si affrontano. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io direi Lukaku. Questo ragazzo ha tutte le caratteristiche per... Piontek! Un gol pazzesco, pazzesco! Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Mattias Vecino. Skriniar. Sensi. Biglia. Piontek. Kwadwo Asamoah. Occasione per il contropiede. Cerca la profondità. Intercetta il passaggio, pericolo! Lukaku. Qui cercherà il tiro! Finalizzazione decisamente infelice. Conti. Palla che giunge a Musaccio. Pallone lungo, in verticale. Lukaku. Candreva. L'Inter sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Decide di non rischiare. Kwadwo Asamoah. Brozovic. Passaggio sulla destra. Possibilità per Candreva. Palla in avanti, verso... Può provare! Conclusione sul fondo. Questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Passaggio profondo per Vecino. Ottima giocata. Vecino scatta verso il pallone. Passaggio filtrante per Candreva. C'è un tackle duro.
Lungo passaggio in avanti. Savu Castiglieco cerca la fondo sulla sinistra. Savu Castiglieco riceve in posizione interessante. Si riparte con un fallo laterale. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Gioca con un pallone lungo. Pericolo! Mattias Vecino. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di lanciare il compagno. Palla riconquistata immediatamente. Scatta verso il pallone. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Calcio di punizione per l'Inter. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Il portiere la calcia lontano. Sensi. La gioca sulla destra. Çalhanoğlu riconquista la palla. Se ne va. Brozovic. È davvero una bella serie di passaggi questa. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca il cross in mezzo. Pallone che giunge a Musaccio. Che sì. Il Milan è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Biglia. Lautaro Martinez. Cercano l'azione veloce. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Rodriguez. Biglia. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Çalhanoğlu allontana il pericolo. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 e siamo nell'intervallo. L'azione è già ripresa. Calcio di punizione per l'Inter. Brozovic. Piontek riceve la palla e passa. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Kwadwo Asamoah prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco il lancio alto sulla fascia. Occhio, può andare. Parata di Donnarumma. Splendida reazione del portiere. Sensi vede la porta. Chance per tirare. Infilza il portiere. Era al posto giusto, al momento giusto. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti.
L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. È ben posizionato e spazza via la palla. Grande occasione, può colpire! Rodriguez prova la giocata di fino. Samu Castillejo, palla va di testa, il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. L'Inter si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Sensi, a sinistra con il passaggio. Quadro a Samoa, elegante Brozovic, ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Sensi mostrano un buon controllo del gioco, la mette sulla sinistra. Sensi sul pallone, c'è il tiro, ottimo tentativo ma non trova il gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Questo errore potrebbe essergli fatale. Suso. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La allontana con forza. Che sì. Si libera la grande. La mette dentro. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. Dunque, rimessa laterale. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Messo fuori dalla difesa. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Alexis Sanchez. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Attenzione, Lautaro Martinez! E ha fallito una buona occasione da gol. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Ottiene un buon calcio di punizione. Brozovic. Brozovic deve fare in fretta. Non manca molto. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Decide di cambiare fascia. Alexis Sanchez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Va il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Skriniar. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. La mette in mezzo. Riesce ad intercettare. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Finisce in parità. E nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara?